Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata Nutella Biscuits. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di nocciole, burro freddo tagliato a pezzetti, zucchero, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci vanigliato, pasta d'arancia, sale e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina di nocciole ed azionare il bimby per 5 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina le uova e il tuorlo, il lievito, la vanillina, il sale, il burro, e la pasta d'arancia. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti prima di utilizzarla. Abbiamo preso 350 g di frolla, adesso la stenderemo tra 2 fogli di carta da forno per formare la parte superiore della crostata. Posizionare la teglia per crostate sulla frolla e ritagliare un disco. Posizionare un foglio di carta da forno sulla superficie e riporre in frigo. Abbiamo preso 150 g di frolla, adesso la stenderemo tra 2 fogli di carta da forno e formeremo un cuore. Con una formina a forma di cuore ritagliare la frolla. Posizionare il cuore sul disco. E schiacciare leggermente. Effettuare delle incisioni attorno al cuore. Coprire con carta da forno e riporre in frigo. Stendere il resto della frolla tra 2 fogli di carta da forno. E posizionare su uno stampo per crostate da 28 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Posizionare sopra un foglio di carta da forno e mettere sopra dei legumi secchi. Cuocere in forno preriscaldato o ventilato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Con il resto della frolla abbiamo fatto una N che posizioneremo al centro del cuore. La crostata è cotta, lasciare raffreddare completamente. Nel frattempo cuocere la parte superiore della crostata in forno ventilato a 180 gradi per 15-20 minuti.
La crostata si è raffreddata del tutto, trasferire in un piatto da portata e mettere uno strato di Nutella. Posizionare lo strato superiore della crostata. Crostata Nutella Biscuits. Grazie e alla prossima ricetta!